troppo di tagli comunque saranno necessari. Si può fare un video alla durata, 70 euro ovviamente, dispositivo, ma Cristiano, e per forza bisognerà spezzettarlo. Poi però adesso riproseguire e diciamo con un pezzo tratto da canzone, musical Notre Dame de Paris. Questo praticamente è un musical, l'ho scelto la mia famiglia, diciamo, musica di Riccardo Pucciante, il testo di Luc Plamondon. Adesso non ricordo esattamente quando uscì, la prima volta se non erro nel 98, in Italia, non vorrei sbagliare, ma nel 2003 è uscita per la prima volta, il musical italiano è iniziato a girare in Italia. Un bellissimo cast, mi riferisco alle prime edizioni proprio, cioè il cast famigerato della edizione di sempre italiana, e con i tre, diciamo, tre personaggi principali, Jolie Thun ci va interpretava Quasimodo, Vittorio Matteucci interpretava Frollo, e Lola Ponce interpretava Esmeralda. Poi c'erano ovviamente tutti gli altri attori, come Matteo Setti che interpretava Rinquare, Marco Guerzoni che pure interpretava il fratello di Esmeralda, adesso mi sfugge il nome, e veramente un altro grandissimo cast in generale, sono tantissimi altri personaggi. Sì, diciamo, adesso mi sfuggono un po' i nomi di tutti gli altri attori, ma attori di teatro al 100%. Per adesso farò il primo di questi pezzi, poi l'altro inserirò verso la fine perché è uno dei suoi preferiti in assoluto. Questo comunque è un pezzo significativo e si intitola La mia casa è la tua. Ovviamente, trattandosi sempre di, ripeto, di pezzi in maggior parte improvvisati, mi scuso per gli errori, ma quando uno improvvisa non è mai semplice ovviamente, quindi errori è impossibile da evitare. Comunque provo, ci provo. Strumenti per suonarla, cerca di riprendere, diciamo, la strumentazione originale, nel caso vado col pezzo.
bellissimo pezzo e adesso sì, diciamo, inserisco un pezzo di... sì, di altri pezzi strumentali, perché niente, ci sono canzoni, questi pezzi strumentali ho reinseriti verso la fine. Sono canzoni sue preferite, in qualche modo le faccio venire alla fine, perché quindi inevitabilmente vengono adesso alla fine, perché, proprio perché sono sue preferite, quindi è un po' doloroso inserire questi pezzi strumentali adesso, ma è necessario fare così. Per cui adesso vado con Ennio Morricone, vado con Ennio Morricone, con prima diciamo il mind team di Non c'è Open a Time in America, c'è una volta in America, dopodiché con due pezzi tratti da Mission, uno celeberrimo, Gabbia e Sopra, anche se, mentre il secondo è il pezzo del finale, che comunque farò solo una parte perché è impossibile ovviamente prepararlo adesso, quindi farò solo una piccolissima parte. Questo ovviamente prima c'era una volta in America.